Siamo con Clemente Valente, dirigente del Foggia Incedi. Facciamo un bilancio sul campionato che sta per terminare. Come si sta preparando questa squadra per l'ultimo incontro? È come sempre, come tutte le altre settimane, squadra concentrata, perché stiamo per raggiungere un obiettivo importante. Se vinciamo domenica, confermiamo il secondo posto e abbiamo un gran vantaggio per giocare i playoff sul nostro campo. I ragazzi sono concentrati e sono consapevoli che manca davvero poco per coronare un sogno, perché come primo anno aver affrontato un campionato di promozione e avercelo giocato fino alla fine, peccato che magari abbiamo perso un po' di punti strada facendo, ma potevamo anche vincerlo. Ora ci resta insomma l'obiettivo playoff e ci siamo dentro, però vogliamo giocarcelo da secondo. Si è parlato spesso di miracolo di questa squadra. Dove sta il miracolo che ha fatto proprio il mister La Salandra? Vabbè, il primo protagonista è proprio lui, perché è una persona determinata, è una persona che ci crede in quello che fa, e poi ha creato un bel gruppo. È stato bravo a mettere insieme tante personalità, personalità giovani ed esperienza. È proprio quello la nostra forza. Poi vabbè, abbiamo anche giocatori di un certo livello che fanno la differenza e un sacco di under davvero di prospettiva. Quindi infatti questi under, volevo proprio parlare di questi under, chi è che si è messo soprattutto in mostra di questi ragazzi? No, vabbè, tutti, quando sono stati chiamati, tutti hanno risposto alla chiamata del mister. Abbiamo i due attaccanti, Marco Narciso e Michele Riefolo, poi ci sta... Di che classe sono? 2004 Narciso, 2003 Michele Riefolo, due ragazzi di prospettiva. Poi abbiamo Morese, che è un esperto... diciamo anche di categoria, perché comunque ha quasi sempre giocato. Poi abbiamo Domenico Cortopasso, che è un altro ragazzo che si fa trovare pronto ogni volta che il mister lo schiera in campo. Quindi giovani di prospettiva con un bel gruppo di persone, diciamo fra virgolette anziani, ma che sanno il fatto loro. Quindi domenica l'ultimo appuntamento. Dobbiamo mantenere il secondo posto, giusto? Per forza, domenica bisogna dare il massimo, è come se ci giochiamo una finale. Poi ce ne saranno un'altra battaglia. Ce ne saranno altre, però domenica è proprio una finale, perché ci giochiamo il secondo posto, non possiamo cadere proprio sul più bello. E nel caso arrivate secondi, i playoff? Da secondi giocheremo con la quinta del girone in casa, partita secca, e poi un eventuale passaggio alla finale ci permette di giocare di nuovo in casa l'eventuale finale, perché da secondi, essendo la squadra miglior piazzata, abbiamo questo vantaggio. Ecco perché bisogna per forza conquistare questo secondo posto. E poi ci resta ancora la coppa da giocare, quindi una squadra che si sta giocando i playoff in finale di Coppa Italia, cosa chiedere di più? Possiamo veramente scrivere la storia del calcio a Foggia, perché una seconda squadra a provare un campionato di eccellenza a Foggia non c'è mai stato, quindi davvero possiamo scrivere la storia. È tutto davvero grazie a questi ragazzi e al mister che ha messo in piedi questo fantastico gruppo. Ci sono altri under nella squadra? Sì, volevo sottolineare, perché comunque ne sono fra virgolette tanti, e quindi magari ho dimenticato anche Martinelli, De Rosa e Luca Cuttano, altri tre ragazzi di prospettiva che provengono dalla Juniores, giusto? E validi, sì, partiti con la Juniores, e poi il mister naturalmente ha riscontrato delle caratteristiche importanti in questi ragazzi, li ha aggregati in prima squadra. Quindi comunque abbiamo un bel gruppetto di under, dove l'anno prossimo veramente si può puntare anche su di loro. Quindi grosso lavoro del mister, che oltre a avere la prima squadra ha dovuto anche allenare la Juniores. Sì, come si dice, ha seminato bene e ha raccolto, quindi complimenti al mister. Believe me, never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I
feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Clemente, so che l'Incedit è anche aperto alla solidarietà in questo periodo per le feste di Pasqua. Quali sono le iniziative che state mettendo in campo? Sì, come l'abbiamo fatto a Natale, anche per Pasqua abbiamo preparato delle uova di Pasqua. Il ricavato sarà sempre comunque devoluto in beneficenza e merito a questo colgo l'occasione a nome del Foggia Incedit e auguro una domenica di buone palme a tutti i nostri tifosi e a chiunque ci sostiene e ci sta ascoltando. Quanto è il costo dell'uovo? 4 euro. Il ricavato, come detto prima, sarà devoluto in beneficenza. E per chi volesse acquistarlo, dove lo può trovare? Lo può trovare o presso il nostro impianto sportivo di via San Severo oppure sulla pagina Facebook, ci sono i numeri di telefono, quindi si mette in contatto e ci organizziamo per la consegna. Oppure presso gli sponsor? O anche presso gli sponsor.